Progetto Waynet, un'esperienza particolarmente interessante per il territorio salentino, un progetto particolarmente importante sia per l'entità dell'intervento economico che per le collaborazioni attivate, perché nel triennio dal 2012, dall'agosto-settembre 2012 sino ad oggi, novembre 2015, diciamo che è stato un susseguirsi continuo di azioni e di interventi volti soprattutto alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale, in concomitanza con quella che poi doveva essere la valorizzazione anche turistica, soprattutto in chiave di sviluppo sostenibile. Waynet ha visto, come dicevo prima, la partecipazione di importanti partner internazionali. Abbiamo, diciamo, coinvolto sia la regione Epiro, che si trova in Grecia, che l'Agenzia di Sviluppo Ellenica, il comune di Konitsa, che è un'importante realtà vitivinicola epirota, e soprattutto due tra le più importanti, diciamo, realtà territoriali impegnate nella produzione vitivinicola salentina, che sono il comune di Guegnano e il comune di Cellino San Marco, per cui abbiamo avuto davvero un ottimo riscontro dal punto di vista territoriale, abbracciando quello che poi è il territorio, anche se vogliamo, del Salento e Salento in senso stretto, perché abbiamo sia la rappresentanza della provincia di Lecce che la rappresentanza della provincia di Brindisi. In particolare, per quanto riguarda il comune di Cellino San Marco, sono state svolte numerose attività, così come, diciamo, per il comune di Guagnano, volte soprattutto alla conoscenza reciproca dei territori, attività di studio per lo più congiunte, per cui i partner, specie italiani, si sono costantemente interfacciati, produzione di videodocumentari che erano volti a testimoniare quella che è la realtà locale e a valorizzare tutte quelle che sono le eccellenze, se vogliamo così dire, del territorio. Produzione di seminari, video, workshop, tutto ciò che è servito appunto a coinvolgere la popolazione, specie in associazione poi con delle realtà che dal punto di vista anche dell'operatività territoriale sono particolarmente attive, tant'è che abbiamo avuto la collaborazione con delle associazioni, soprattutto con delle associazioni di Cellino San Marco, l'Associazione Sagre del Negramaro, che nell'organizzazione delle attività che già precedentemente svolgeva comunque ha voluto inserire poi una nota particolare dando spazio e rilievo al progetto Waynet, e in questo caso quindi è stato ideato un vero e proprio premio collaterale al discorso relativo alla consueta sagra che veniva svolta, un premio per appunto riconoscere alle eccellenze salentine tutto ciò che il mondo della vitivinicoltura, comunque il mondo della ricerca in questo settore, sta facendo in termini anche di passi avanti. Noi abbiamo partecipato a questo progetto e ci è stato finanziato a partire dall'anno 2012. È un progetto che riguarda, per quanto attiene a Guagnano, il comune di Guagnano, la promozione del vino e degli scambi, diciamo, con la Grecia, proprio attinenti alla cultura di questo prodotto. Intorno a questo abbiamo, diciamo, concepito diverse attività, a partire dalla realizzazione di un museo, la cosa più, diciamo, evidente che abbiamo realizzato, il Museo del Vino, delle Arti e dei Mestieri Antichi, che è stato appunto realizzato nella frazione del comune di Guagnano, ossia Villa Baldassarri. Insieme al comitato tecnico-scientifico si è dato il via alla realizzazione di una guida miscellanea che comprende in pratica tutti i punti più importanti di questo territorio, del nostro territorio, una guida che rappresenta l'intera scena vitivinicola del comune di Guagnano, fatta in inglese e in italiano. E poi, oltre alla guida, abbiamo realizzato altre attività, come per esempio le conferenze in Grecia. Abbiamo realizzato delle conferenze in Grecia e il premio del Re del Negramaro è un evento, diciamo, che si interseca, promuove il territorio e quindi è un evento culturale ed enogastronomico che va comunque di pari passo con quello che è l'obiettivo del progetto. Che è l'obiettivo del progetto. E si tiene ogni anno a Guagnano il venerdì successivo
successivo a Ferragosto, e in particolare un anno, se ricordo bene, nel 2013 c'è stata una delegazione di greci che fanno parte del progetto WineNet appunto a rappresentare, accogliere, diciamo, a rappresentare la Grecia, accogliere tutte quelle notizie che appunto servono per gli scambi interculturali, che fanno di questo progetto una risorsa importante. Abbiamo realizzato un video web, chiamiamolo un sito web che è appunto chiamato Premio Terre del Negro Amaro, dove ci sono tutti i documentari relativi al progetto WineNet e c'è una serie di voci che si possono visitare. Sì, che ho curato io sono stati gli incontri per quanto riguarda il progetto di WineNet con delle delegazioni e per quanto riguarda un programma su un video documentario che abbiamo realizzato tra Italia e Grecia, poi in collaborazione con il comune di Guagnano. Io sono stato il coordinatore per quanto riguarda il comune di Cellino San Marco e il comune di Guagnano per realizzare questo video documentario che andava inserito insieme a un altro documentario realizzato lì in Grecia. E io mi occupavo per quanto riguarda la documentazione documentario delle aziende vinicole del territorio di Cellino San Marco, e insieme con questi altri gruppo di operatori per quanto riguarda sempre lo stesso documentario su Guagnano, io facevo il supervisore per poter poi mandare il documentario lì in Grecia.